Volevo prima di tutto però fare un applauso, l'ho detto all'inizio e lo dico a chi ci ospita, cioè l'Osteria Varaschi, che merita un applauso grande, grande, grande. Grazie, grazie. Sì, sì, ce lo sanno dopo Lucia che c'è in fresco, sono preparati, sulla materia sono preparati. Vanno, hanno la maturità secondo me, subito. Ciao Giorgio. Allora, partiamo come al solito dalle contrade. Dovete sapere che si diceva per le piazze dei paesi che il palio era a rischio perché quattro contrade non l'avrebbero fatto, che non avevano gli uomini. Una di queste era la Baruchella. La Baruchella è qui presente, seduta, quindi vuol dire che qualcosa farà. La parola non so se a Tiziano o a Gianni. Tiziano Zau e Gianni Graziotto, i capitani. Parola a Tiziano Zau. Sì, buongiorno a tutti. E intanto ringrazio la contrada Macaveccio che ci ospita, è doveroso questo ringraziamento e basta, poi dopo vedremo. Che dire, sì, si vociferava tanto che la squadra c'era o non c'era, noi il nostro obiettivo è sempre quello di farla e di farla al massimo della competitività che riusciamo, perché abbiamo anche un problema che la densità abitativa è quella che è, insomma, nella nostra zona. Quello che possiamo dire quest'anno, e lo dico, abbiamo anche dei gradevoli ritorni di qualche atleta e devo dire anche di un certo spessore che torna a far palio dopo 3-4 anni. E questo ci incoraggia un pochettino per essere un po' più competitivi, perché il nostro obiettivo sia quello di ben figurare ma anche di arrivare un po' più su in classifica. Che dire? Nient'altro, penso che la presentazione del palio è già stata fatta, io auguro a tutti un buon divertimento e un appuntamento a sabato e domenica prossima. Grazie a Cristiano Zago. E allora andiamo alla contrada che ci ospita, la contrada del Marcaveccio, e quindi non so se parla Matteo Santi o Emanuele Lemesin. La parola a Emanuele Lemesin. Ciao a tutti. Ciao, facessi un applauso. Allora, per la nostra contrada è doveroso ringraziare la famiglia Varaschini e la Lucia in maniera particolare per questa opportunità, ne ha detto che speravano tanto, e al secondo anno dentro il palio è stata qua, è una grande soddisfazione per noi altri. Allora, prima di tutto, la contrada Marcaveccio è nata, ha cominciato l'anno scorso, come ben sapete, è stato un anno molto molto impegnativo per noi. Finito il palio, 10 giorni dopo ci siamo costituiti come associazione grazie al contributo delle famiglie, perché Marcaveccio non è solo squadra per fare il palio, ma c'è un sacco di iniziative dietro. Purtroppo Marcaveccio ha sofferto molto 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 quest'anno e dobbiamo ricordarlo assolutamente, perché è stato uno dei fondatori. Abbiamo perso Luca Bernardi. Sicuramente noi ogni anno non ci dimenticheremo di lui, perché ripeto, è stato anima pulsante di questa squadra, di questa contrada. Come dicevo, abbiamo avuto molte molte iniziative, siamo stati impegnati su tanti fronti, perché tra gite, tra la festa in collaborazione con la famiglia Martini, la festa della mietitura, la collaborazione col Batter Marso, abbiamo veramente sprecato, tra virgolette, tante energie. Con questo non vuol dire che noi altri non avremo una squadra, magari se presentiamo. Il mio mentore in quest'anno è stato Corrado Bettio, che in 20 anni ha sempre pianto. E quindi diciamo che pianto cammina sana. E avremo una squadra? Non sapremo, vedremo, faremo, boh. Non possiamo dire niente. Di certo abbiamo perso degli atleti, ne abbiamo riacquistati degli altri, abbiamo avuto un sacco di infortuni, però l'importante è che ci siamo. Poi, Marcaveccio, l'anno scorso, primo anno, siamo stati bonetti, non avevamo puntato tanto, non avevamo parlato tanto, perché sanno che sei esperto. Cioè, dopo un anno di esperienza, che i cortei, come che dice Corrado sotto la toia, Iese, Cristo Santo, una sfilaccia a destra, a sinistra, a centro, sopra, sotto, siamo sempre stati buoni. I mega frega territori, i mega cavo, io ho detto che avevo il territorio più grande del comune Ponsano, se è vero, se è vero, per via di Mezzadria ne abbiamo tanta, 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 tanta,
porca miseria, ma case niente, ma veramente non è. Speriamo che qua adesso il prossimo piano regolatore butti dentro un fiale di nuovi terreni edificabili, perché veramente non abbiamo case, non abbiamo più uomini. Vedremo in futuro come poter fare, come poter, però attenzione, non se fermiamo, perché ripeto, adesso neanche quest'anno non abbiamo fatto nessuna dichiarazione, non abbiamo fatto niente, non abbiamo istigato niente, siamo stati istigati tantissimo, abbiamo sopportato, ma da oggi a definire, da oggi a seguire. A seguire. Marca Meggio tutto sopra, da oggi a seguire. Grazie a tutti per essere qua. Bravo. Fu così che partì la causa di beatificazione della contrada, perché fra un po' mi disegna cosa che mi manca, dopo siamo a posto, perché sennò no, cioè festa e siamo a posto. Allora, sta nascendo all'interno del comune un percorso strano. Io mi sono dimenticato prima di ringraziare tutte le contrade per il contributo che c'è, ma visto che ci sono tutti e tre, due assessori e il sindaco, il Palio, dicevo ieri sera, sta dando anche un contributo ai consumi agroalimentari. Perché a festa del Marcaveccio, a festa Croce Cautorta e stasera a festa del Bogorua, qui a Storica, siamo alla 16ª edizione stasera, mi sembra, 16 presidenti. Ecco, allora, però nasce, tra chi fa le feste nasce un asse, perché per noi scopriamo che c'è un filo conduttore tra il verde del Marcaveccio, l'arancione del Croce Cautorta e dopo il bettio di turno, cioè il Bolgorura. Proprio perché l'asse è così subdolo, visto del corteo, sotto traccia, io lascerò subito la parola a uno dei tre componenti di questo asse, e cioè Giorgio Cottardo, e cioè la contrada Croce Cautorta. Buongiorno. Grazie. Ciao, curato, non sapevo che dire sto asse, ma approfondiremo, perché non so. Comunque, innanzitutto ringrazio la contrada del Marcaveccio per l'ospitalità e la meravigliosa piazzetta. Volevo anche ringraziare, lo hanno già fatto, ma Don Alessandro Del Ben per il lavoro che ha fatto per il Palio di Mesadri e quel libricino qua. Merita veramente un applauso, noi che l'abbiamo vissuto dall'interno, veramente un egregio lavoro. Detto questo, anche noi ci siamo impegnati, come è già stato detto, per quanto riguarda Batter Marso, Fionda, non ultima la festa, che ovviamente noi come contrada, più che gareggiare, ci hanno dati già per ultimi, e lo dico pubblicamente anche qua, perché Gian Corrado, la nostra festa, ha preso il microfono e l'ha voluto dire pubblicamente a tutti quanti i contradaioli. Adesso lo dico anche a tutto il resto del paese, ci hanno dato già perdenti, quindi partiamo su una posizione di favore, non abbiamo niente da perdere, siamo già... Ecco, ci sarà anche di stimolo comunque, Corrado, ci sarà anche di stimolo. Per quanto riguarda la squadra, quest'anno abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo abbassato notevolmente l'età, andiamo verso i 26-27 anni, e purtroppo abbiamo perso un atleta ultimamente di 20 anni, se no un altro cinquantenne veniva un attimino così tenuto in riserva. La squadra è stata ringiovanita e puntiamo, se non altro, per 3-4 anni di riuscire a far qualcosa di concreto, spero prima. Grazie a tutti, passo il microfono. Grazie Rottardo. E ora... Allora andiamo ai conterrani di Ponzano, la parola alla contrada Binelli, cercate di tenere il microfono lì, siccome che se Bairino non vorrei che dopo arrivassimo le autorità gli facciamo parlare senza microfono, dice che abbiamo fatto apposta, per piacere, che dopo non vorrei mai. E abbiamo il cambio, perfetto. La parola alla contrada Binelli, vedete che facciamo come ogni anno, siamo partiti Baruchella settima, ex equo Marcaveccio, Croce Cautorta, ex equo terzi, Minelli, Capitel, andiamo per ordine alfabetico al contrario, quindi la parola alla contrada Minelli. Bisogna che siamo sinceri, è vero anche che si parla chiaramente di favoriti. I favoriti sono 4 quest'anno, non sono più 3, sono le due storiche rivali della parte sud, della parte del paese di Paderno, cioè Borgoruga e centro, e poi ci sono Capitel e Minelli. Una delle favorite Minelli che si sta nascondendo in maniera molto 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 sottile. La parola a Emanuele Fancini.
Buona giornata, ben intervenuti a tutti. Ringraziamo anche noi, ci dobbiamo unire. Bravo! Ringraziamo anche noi la splendida cornice e entrambe le contrade, direi, qua di Berlengo, anche il parroco e l'osteria qua che ci ospita, nella splendida piazza qui del Marcaveccio. E dobbiamo anche ringraziare per questi favolosi favori del pronostico che ci vengono dati. Non capisco perché, secondo me è un attimo la volontà di destabilizzare il sistema, portare il pronostico addosso alla pelle degli altri e poi vedremo. No, noi ci stiamo sicuramente preparando. La squadra in linea in principio è quella che avevamo anche gli anni scorsi, uno o due solo i nuovi ingressi. Non abbiamo sfortunatamente grande gioventù per il momento, dobbiamo fare affidamento su quattro vecchietti col bastoncino, però insomma, cercheremo di far correre anche questi quattro vecchietti. Ringraziamo tutti, ringraziamo anche chi un po' meglio di noi è riuscito a fare queste feste, chi è riuscito già nelle settimane passate, chi ci è riuscito nei mesi passati, chi ci riesce stasera. Cercheremo di essere presenti e di salutare tutti loro, perché effettivamente questa deve diventare, ormai sta diventando, insomma, una festa annuale che raggruppa le otto contrade e che raggruppa questo intero comune. E come abbiamo detto prima, ha impegnato tutti durante l'annata per varie manifestazioni, alle quali l'ente finora non si è mai tirato indietro, pur dovendo profondere un bel po' di sforzi, un po' di intenso lavoro. Io ringrazio tutti, passo un attimo la parola anche ad Alessandro, che penso vi saluti, e ci vediamo tutti sicuramente per la festa di stasera, credo, dai nostri amici del Borgo Luga, e poi per la settimana prossima vinca comunque il migliore. Grazie per i favori del pronostico. Grazie. Sì, ricordiamoci che, come dice Don Alessandro, è una festa, no? Quindi siamo tutti qua per gareggiare e, come dice Andrea, la gara sarà dura, però è una festa, quindi cerchiamo di aiutarci a vicenda nel far sì che questo diventi reale. Poi è ovvio che bisogna sottolineare anche qualche piccola piaga, per esempio le pressioni psicologiche, perlomeno a Ponzano, con contrade che disobbediscono alle regole dell'ente con bandiere messe girate, o quindi poi danno i favori del pronostico, quindi vedete bene che non è facile subire sempre, no? Noi accettiamo il pronostico, però credo che non sia proprio così reale. Grazie a tutti. Jack La Motta era un grande incassatore, voi gli andate vicino però. Allora...